Nel video di oggi ci occuperemo di valutare tutte le armi di Fortnite capitolo 2, season 1, dalla peggiore alla migliore. E andiamo subito al dunque, però prima ti ricordo di iscriverti e di attivare la campanella per diventare un connessionato puro, che è una connessione che spacca, e soprattutto perché se non lo fai, questa notte Faris verrà a casa tua sotto il tuo letto per farti vedere un bel glitch per i V-Bucks. E soprattutto, via il cappello e fuori l'uccello. E supportami nello shop col codice OTPFI, altrimenti ti pesto con un rastrello. In realtà il cappello posso anche tenerlo in questo video. Allora, siccome lo sparabende bazooka non è una vera e propria arma che fa danno, ma è più un dispositivo di cura, non lo terremo in considerazione per questo video, perché dopo tutto non è un'arma, è una cura. Ma in questo video, appunto, valuteremo le armi che fanno danno dalla peggiore alla migliore. Ma qual è la definizione di arma migliore esattamente? Qual è il criterio? Secondo me, perché questa è la mia classifica, secondo me, l'arma migliore del gioco è quella che ha una buona combinazione di statistiche tra queste tre cose. È un'arma che ha un tempo di ricarica basso, fa molto danno in poco tempo e ha una buona precisione. E spiegato ciò, direi di partire subito dalla peggior arma in assoluto del gioco. Alla posizione numero 16 abbiamo tutti i tre pompa del nonno, che vanno dalla rarità bianca a quella blu. Ora, nonostante il pompa blu sia un po' ben più forte degli altri due, fanno comunque tutti e tre schifo. Sparano troppo ma troppo lenti, non fanno abbastanza danno e hanno un mirino troppo piccolo con pochi colpi. Cioè, in pratica, con queste armi devi puntare sempre solamente all'headshot, perché se non punti all'headshot non fai veramente niente. E proprio per questo, secondo me, sono all'ultimo posto della lista, perché non sono consistenti. Non puoi affidarti a loro, perché una volta fanno 100, una volta fanno 29, una volta fanno 80. Ma proseguiamo con la lista e andiamo al 15° posto, dove troviamo lo sniper verde e lo sniper blu. Fanno un danno decente, in pratica non c'è nulla che discosti queste armi da quelli che sono i vecchi bolt action. Il problema è la ricarica è veramente lenta. E un problema enorme che c'è quando giochi magari a squadre col cecchino è che tu spari a uno, magari lo atterri, ma non riesci a buttarlo giù di nuovo, perché i nemici hanno tutto il tempo di andare a gridargli intorno prima che tu ricarichi di nuovo. Sinceramente, con solo 5 slot nell'inventario non sempre riesco a trovare lo slot apposito per quest'arma qua. E al 14° posto, vi stupirà, ma ci sono le pistole che vanno dalla grigia alla viola, perché dopo tutto le pistole sono state migliorate tantissimo in questo Fortnite 2. Veramente sono qualcosa di completamente diverso da quelle che sono le pistoline vecchie. E mentre siamo abituati a pensare che le pistoline facciano schifo, non sapete quante volte ho fatto il culo con una pistolina grigia a uno che avesse un pompa blu. Perché spara così velocemente, ma così velocemente, che il nemico non ha proprio il tempo di spararti il secondo colpo, che già si trova morto. Dopotutto, le pistoline sparano molto molto velocemente, hanno un tempo di ricarica molto basso, sono abbastanza precise e non fanno un drop off del danno molto esponenziale a distanza, nel senso che se spari a uno da vicino o se gli spari da lontano, il danno bene o male non cambia troppo, come a differenza di altre armi magari. Quindi fidatevi, non sono poi così male. In 13ª posizione chiaramente troviamo l'upgrade delle pistoline, che sono le mitragliette dalla grigia alla blu. Le mitragliette sono sempre state molto forti, se spari delle strutture di tanto in tanto riesci a far entrare un colpo in testa al nemico. Sono molto buone in combinazione col pompa, che appunto, facendo magari non quel tot di danno apposito per shottare il nemico con un colpo, devi tirare fuori la mitraglietta e finirlo con quella. Il problema è che chiaramente da lontano non fanno danno, è come se non avessi quell'arma se devi sparare da lontano. E soprattutto sono armi che sfruttano dei colpi che veramente hai in volontà, quindi non hai problemi di colpi. In 12ª posizione troviamo l'RPG verde e blu. E è strano trovare un RPG in questa posizione, perché tanta gente si lamenta dell'RPG verde perché non dovrebbe esserci l'RPG verde, ma l'RPG verde fa solo 30 di danno e ci mette 4,1... fa solo 70 di danno e ci mette 4,1 secondi per ricaricarsi, il che è tantissimo, ma proprio tantissimo per un'arma che tra l'altro ha solo massimo 12 colpi, sempre che ne troviate ben 12 in giro per la mappa, perché io non li ho mai trovati, penso. Il fatto è che comunque rimane un'arma molto decente e valida per l'utilizzo che se ne fa, che è quello di far cadere un nemico, che è quello di indebolire un nemico prima di finirlo con la mitraglietta magari o col pompa. Quindi comunque, nonostante faccia 70 di danno, fa comunque sprecare materiali al nemico, che deve ripararsi ogni volta che tu gli tiri un razzo, e soprattutto magari lo fa cadere da un fortino che lo uccide instant, o comunque gli fa molto danno. Di base è una schifezza, ma si sa
salva proprio nell'utilizzo che se ne fa. In 11ª posizione troviamo il Famas grigio verde blu. Inizialmente ho pensato che quest'arma fosse molto molto più forte della R. Questo perché se tu facevi headshot con quest'arma, shottavi il nemico instant praticamente. Il discorso però è che è difficile fare headshot con quest'arma, è molto difficile. Non è poi così semplice, anche perché il drop off del danno da lontano è molto esponenziale, quindi da lontano quest'arma fa molto meno danno che da vicino, e questo è un gran problema, perché mentre da vicino possiamo usare quest'arma e fare tanto danno, da lontano è impossibile. Ma allora qua pensiamo un'altra cosa: ma la R serve da media lunga distanza, non serve da bassa distanza? Da bassa distanza usi la mitraglietta, il pompa, eccetera. Al che capiamo subito che questa è un'arma abbastanza inutile. Inizialmente io pensavo fosse più forte della R, ma ho aspettato per fare questo video apposta per dare un giudizio più equilibrato, e posso ben dire che alla fine, come un po' pensavano tutti, il Famas è sotto la R. Chiaro, se fai headshot è fortissimo, perché se fai entrare tre headshot uno dopo l'altro, lo shot il nemico. Il problema è questo, che il bloom di quest'arma rende impossibile fare tre headshot con la raffica di tre colpi. È impossibile, perché il primo magari ti entra, gli altri due vanno dove vogliono, e quindi comunque non hai la consistenza nel fare danno. In poche parole, alla fine è un'arma inconsistente, bocciata. Infatti troviamo la R davanti a lui in 10ª posizione, che va dalla R grigio alla R blu, che sono superiori perché da lontano perdono danno, ma comunque ne fanno di consistente, e spara raffica anche da vicino, quindi anche se non hai la mitraglietta puoi tirare fuori la R e sparare a caso. Passando però alla 9ª posizione troviamo qualcosa di davvero davvero interessante, ossia il pompa tattico, che va dal grigio al blu. Tantissimi di voi nelle live mi chiedono sempre: ma ottima, è meglio il pompa tattico o il pompa del nonno? E raga, Power in persona ha detto questa cosa, io riporto le sue identiche parole: il pompa tattico è meglio nelle basse rarità rispetto a quello del nonno, per una cosa molto semplice: il danno che fa in headshot. Perché il pompa tattico blu in headshot fa quello che farebbe il pompa tattico verde. Il problema è che spara al doppio della velocità, quindi cioè tempo che il tizio mi fa 100 di danno, in un secondo io gli ho già sparato due volte, quindi ho fatto già 100 di danno due volte. Capite cosa intendo? È fortissimo. Quindi per questo il tattico è mille volte meglio ora rispetto al pompa del nonno. Il pompa del nonno ora non fa niente, e soprattutto comunque il caricatore di 8 colpi la rende un'arma molto valida rispetto magari al pompa del nonno, che ora, oltre a sparare lentissimo, ha pochi colpi. E passando di posizione abbiamo le granate. Le granate non hanno una vera e propria posizione in questa top list, perché non sono proprio delle armi, ma dovevo assolutamente menzionarle perché veramente sono fortissime. Cioè fanno 100 di danno consistenti, sono comunissime, quindi riuscite a trovarne 15, 18 tranquillamente, e andare in giro con queste granate e in squad spammarle, e fate sicuramente le kill. Io a inizio season, a corso commercio, ho lanciato una granata, ho fatto 2 kill completamente a caso, giusto per spiegarvi quanto è veramente potente quest'arma. È qualcosa di, cioè, sovrannaturale. Non quest'arma, ma questa granata. Cioè, e il fatto che facciano 100 danni puliti puliti sono veramente cose assurde. Quindi andavano menzionate. E sempre parlando di esplosivi, andiamo all'8ª posizione con l'RPG epico e leggendario. L'RPG, soprattutto quello leggendario, fa 200 e passa di danno con un tempo di ricarica molto basso. È veramente fortissimo, è preciso, è fortissimo, shotta. Come ci si può lamentare di questa arma? Sono veramente dei pali in culo per i nemici. E per quelli che non usano il codice OctiPF nello shop. In 7ª posizione troviamo la UG leggendario ed epico. A lungo l'ho trovata l'arma migliore del gioco. Mi sbagliavo, perché alla fine lo Scar è meglio. Il discorso è che quest'arma segue lo stesso ragionamento che si fa per le armi di prima, per il Famas di prima. Purtroppo non riesce a fare headshot con costanza, e nonostante quest'arma sia più precisa rispetto al Famas, comunque ha quel problema del fatto che non riesce a far entrare tutti e tre i colpi, e che comunque da media distanza sarà sempre meglio uno Scar, perché spara più velocemente e ti shotta in meno colpi. Quindi alla fine mi sono trovato a degradare quest'arma di posizioni. E poi c'è un mirino che non viene neanche usato, non si sa perché. Ehi tu, desideri per caso tenere la rarissima skin Glow, Wonder o Honor? Purtroppo l'Iconic non si può più riscattare. Devi sapere che vendo queste skin e a prezzi stracciati rispetto a certi siti che vendono la Glow addirittura a $49. E non solo, io ti offro anche grandi sconti per te ed i tuoi amici. Inoltre i primi 50 le avranno ad un prezzo ben più scontato degli altri. Sarebbe un peccato non aggiungere questa skin al tuo fantastico armadietto. Affrettati, visita il link in descrizione. In 6ª troviamo il pompa tattico epico e leggendario. Nonostante nelle versioni scarse, quindi di rarità bassa, il pompa tattico è meglio del pompa del nonno, nelle rarità alte il pompa tattico è peggio, perché spara meno veloce. Questo rallentamento di velocità lo rende peggio rispetto al tattico normale. È meglio lo spas rispetto al tattico leggendario. Quindi non c'è molto da dire di questo, è un'arma valida, per carità, meglio di un tattico blu,
ma non meglio di uno SPAS, e ne parleremo dopo. In quinta posizione abbiamo lo sniper epico e leggendario, e queste armi sono fortissime, sapete perché? Perché sparano velocissimi, nel senso che hanno un tempo di ricarica velocissimo. Tu con lo sniper leggendario hai un tempo di ricarica di 2,1 secondi, quindi in pratica spari, 2 secondi, spari di nuovo. Il che la rende un'arma fortissima, perché, cioè, in 2 secondi non sempre i nemici riescono ad arrivare da quello che voi avete atterrato per buildare intorno. Quindi tu spari, ricarichi, spari e finisci il tipo a terra, non hanno il tempo di rianimarlo, quindi tu puoi col tuo team andare a pushare l'intero team nemico che ora si trovano con una risorsa in meno, il che è veramente qualcosa di OP. Non è ai livelli del Barrett, preferirei il Barrett che ha un tempo di ricarica lungo, ma che almeno shotta le strutture. Con quest'arma comunque spari un colpo dopo l'altro molto velocemente, quindi fortissimo. In quarta posizione abbiamo il P90 epico e leggendario. Quest'arma è fortissima, scioglie i nemici, trapassa le strutture, ha precisione, ha colpi praticamente infiniti. Come puoi lamentarti di quest'arma? Non ha distanza, non spari da distante, chiaramente come qualsiasi altra mitraglietta è troppo imprecisa, fa 8 di danno da distante è normale, ma quest'arma da vicino scioglie davvero. E soprattutto sembra qualche headshot che semplifica di gran lunga il lavoro. Non c'è moltissimo da dire, quindi passerei subito all'arma dopo. Infatti siamo arrivati in top 3 e c'è lo SCAR epico e dorato. Lo SCAR epico e dorato sono armi che saranno sempre fortissime, penso. Cioè, non c'è mai stato un momento nella storia di Fortnite in cui lo SCAR non fosse buono, perché fa buoni danno da distante, fa buoni danno da vicino, shotta un nemico in 3 colpi e in 6 colpi se è full shieldato. Se fai un headshot poi è la fine del mondo. Cioè, veramente, penso che quest'arma sia super valida, precisa, non hai veramente problemi con quest'arma. E andando alla seconda posizione troviamo lo SPAS epico e leggendario, che è appunto un'arma fortissima. Spara lenta, ma non troppo, ma fa davvero davvero tanti danni. E quello leggendario fa addirittura 220 e passa di danno, il che la rende un'arma che anche se non fai headshot perfetto riesce comunque a fare tantissimo danno lo stesso. E se ci pensi, tu puoi praticamente giocare solo con quest'arma e cure nell'inventario, perché riesci comunque a portarti a casa intere partite. Quindi veramente il pompa più forte in assoluto nelle mani di un giocatore che ha un attimo di precisione istantanea col pompa, la fine del mondo. Ma, signore e signori, la prima delle armi, secondo me, è la pistolina leggendaria. Quest'arma scioglie da distante, fa 21 di danno da distante, come da vicino scioglie i nemici. È precisissima, è ricarica velocissima. È la mia arma preferita e penso che sia veramente l'arma più forte in assoluto del gioco. Io giro a fine partita con due di queste e un P90, oppure con questa, lo SPAS e il P90, perché veramente è fortissima, altro che AR, altro che SCAR, quest'arma è qualcosa di assurdo. Fino ad ora non abbiamo mai avuto una pistolina così potente, perciò non siamo abituati, ma fidatevi che quest'arma fa veramente i culi, e c'è solo una frase che posso dire riguardo a quest'arma. Sembrava scarsa, invece no, benvenuta nell'inventario.